presentato al cartodromo con Giscalza di Coridonia il kart Delfino per ragazzini da 6 a 8 anni, prodotto e distribuito dalla ditta Parolin Racing Carte di Romano De Zerino, provincia di Vicenza. Mezzo di potenza ridotta vista l'età dei pilotini. Motore di 35 cm cubici a 4 tempi, economico nell'acquisto e nella gestione. Sarà il mezzo con il quale la Ficche vuole rilanciare i kart, a cominciare proprio giustamente dai giovanissimi. La categoria Delfini è stata voluta fortemente, come detto, dalla Ficche, in particolare dal presidente avvocato Giuseppe Nolè. È un progetto, quello dei bambini, che noi abbiamo sposato con grande energia e con grande entusiasmo, e oggi per noi, nonostante diciamo, le avversità atmosferiche, penso che festeggiamo diciamo, un evento che io ritengo epocale. Può sembrare questo un ritorno al passato, ma in realtà noi stiamo guardando verso il futuro. Il futuro chiaramente rappresentato da questi bambini, dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di partecipare. Parliamo di questo mezzo, Presidente. Beh, questo mezzo, per la verità, mi sia consentito un momento di, diciamo, di orgoglio. È stata diciamo, una mia intuizione, quella di riportare diciamo, sulle piste un go-kart dal basso costo, che sia quindi poco, diciamo, molto accattivante sotto il profilo dell'approccio, e quindi è di qui in effetti che noi pensiamo di partire per rivitalizzare il vivaio e quindi riavviare una stagione positiva per il karting nel nostro paese. Gli anni di questi ragazzi, da dove si comincia? Si inizia da 6 anni, questa è una categoria 6-8 anni, una categoria promozionale dove verrà valorizzato diciamo, la partecipazione piuttosto che la competizione, una partecipazione gioiosa e che deve servire a questi ragazzi per competere sulle piste in spirito di amicizia, di solidarietà e quindi esaltando i valori dello sport. A realizzare questo kart, come detto all'inizio, la ditta Parolin Racing, con noi Albino Parolin, il titolare, che ci illustra caratteristiche tecniche principali di questo mezzo e naturalmente i costi decisamente contenuti. Questo qui è un mezzo costruito per bambini di 6-7 anni, proprio per avvicinarli al kart. È un mezzo con motore a 4 tempi, di facile uso, per cui i genitori non hanno bisogno di fare miscela con l'olio, vanno al distributore, prendono la benzina e la mettono dentro ed è finita. Ma voi non siete nuovi nel mondo delle carte? No, non siamo nuovi nel mondo delle carte, io sono nato come pilota, poi alla volta sono diventato costruttore. Abbiamo un trofeo di marca nostro che corriamo con un numeroso numero di piloti, in più facciamo gare a livello nazionale e internazionale. Questi mezzi per giovanissimi che presentiamo oggi a Coridonia sono economici, ricordiamo il prezzo grosso modo e anche poi l'assistenza tutto l'anno, non è così impossibile. Allora, il prezzo di questo mezzo è estremamente contenuto perché siamo riusciti a produrre un kart di qualità a 899 euro IVA compresa. E quindi anche l'assistenza dovrà essere contenuta. L'assistenza è molto semplice, in più qualsiasi utilizzatore o genitore, se ha bisogno di ricambi per il motore e la candela, può rivolgersi a qualsiasi centro assistenza Honda e ce ne sono circa 500-600 in Italia. E questa è una cosa importante. Dove trovare la Parolini, la vostra sede? La Parolin si trova a Bassano del Grappa, in ogni caso qualsiasi avesse bisogno di contattarci si collega al sito www.parolinracing.com e lì trova tutto quello che può essere l'interesse per questo tipo di categoria. Terminata la presentazione era in programma la prova su pista dei ragazzi presenti, ma la pioggia di giovedì 17 dicembre ha costretto gli organizzatori ad annullare questa che doveva essere la parte più spettacolare del programma. Noi abbiamo comunque voluto conoscere i ragazzi presenti. Alessandro Irlando, voglio ricordare mio padre che corre sugli Osella più a 21, 5 volte campione in salita e del mondo. Francesco Pagano.
Allora, mi chiamo Pierluigi Silvestri Junior. Mi chiamo Nicola Vitali. Nicola Vitali, hai già gareggiato oppure è la prima volta che sali su un kart? No, ho già gareggiato molte volte. Pierluigi Cancellaro. Loris Pomponio. Nicola Bertoncello. Ho fatto la gara a Jesus, che era il mondiale, l'ultima gara. Mi chiamo Nicolas Volpato e abito a Udine. Mi chiamo Sanzani Geni, abito a Bergamo. Mi chiamo Lavinia Mariano, abito a Milano. Mi chiamo Minni Di Stefano, abito a San Benedetto del Tronto.